Bentornati sul canale di Devi. Ragazzi, siccome il Tech Tree italiano è stato ormai annunciato, oggi andiamo a vedere un'unità che al momento è presente nel ramo tedesco. Sto parlando del Mach-E 202 Folgore, questo caccia di Era 1 a livello di combattimento 2.3. Lo abbiamo visto davvero molto molto tempo fa. Se ricordo bene, avevo anche la grafica vecchia con il computer vecchio, quindi è davvero datato come video. Oggi invece lo andiamo a vedere in tutt'altra salsa. Una cosa ci tengo subito a dire: le mitragliatrici Breda, purtroppo, sia le 12.7 che le 7.7 sono davvero difficili, non da utilizzare. È difficile che vadano a fare un danno critico, una kill. Sono davvero inefficaci in alcuni momenti, per non dire tutti. E chi gioca il 202 penso che mi potrà dare anche ragione, eventualmente complimenti se riuscite a fare tante kill con queste mitragliatrici. Vediamo però nel dettaglio quello che è il nostro aereo, che sicuramente verrà spostato una volta uscito il ramo italiano in quest'ultimo. Velocità massima 600 km/h ad altitudine 6.000 metri, quota massima 11.500 metri, tempo di rotazione 21.4 secondi, tasso di salita 25.6, spazio di decollo 368 metri. Per quanto riguarda la corazzatura, abbiamo un vetro antiproiettile da 50, raggi X, sistema di raffreddamento dell'acqua, i vari serbatoi e il nostro motore Alfa Romeo con tutti i dati. Sistema di raffreddamento dell'olio posto sotto il motore stesso. Le mitragliatrici saranno poste le 7.7 sulle ali, mentre le 12.7 sul muso dell'aereo. Ragazzi, direi che ci siamo, andiamo in partita. Allora, ho notato da poco che ci sono i vari indicatori finalmente tradotti in italiano: la pressione, giri, e poi cosa c'è più? Freno carrello, temperatura, vediamo, pompa elettrica, benzina. Un attimo, fammi vedere. Americani e inglesi, 112, il 200, l'SM79, il 109. Una rapida occhiata a quello che abbiamo in squadra. Ok, olio 104, acqua 101. Vai che ce la fai, vai che ce la fai. Cosa c'è lì? Fammi dare un'occhiata. Eccolo, lo vedo. Lo vedo. Potremmo anche scendere e beccarlo. Eccolo lì, enorme, più grande non si può. Va anche il 112, il Sunderland inglese. Forse un attacco congiunto sarebbe la cosa ideale, sarebbe, anche se non mi vorrei abbassare troppo. Dai, rimaniamo, lo seguiamo dall'alto, anche perché sicuramente arriveranno le unità da questa parte, appunto. Ok, lì ci sarà lo Spitfire. Ok, lui sta girando, vai, bravo, 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 bravo. Anche 109, vai, adesso. Vai, sovraccarico, dai che ce la fai. Dai, quante chiacchiere. Guarda lì. Dai che resisti. Buono. C'è qualcuno che prende fuoco? Il nostro 112, e beh, comunque il Sunderland non è uno scherzo attaccarlo, eh. Non è assolutamente uno scherzo. Vai, riproviamo. Vai che ce la fai, vai, vai, vai. Dove cavolo è? Là. I 40 dietro, buono. Colpo. Ok, critico. Buono. E dobbiamo lasciare perché arriva P40.
40 più 40 più 40. Vai. Dai che si balla. Dai che si balla. Dai che ce la fai. Vai così. Vai. Sei un mostro. Complimenti. Dai, dai, lo sfruttiamo al massimo. Allora, il Sunderland ha un problema, un colpo critico, però non so... Ok, l'F4 sopra, facciamo respirare un pochino il motore. Prendiamo quota, P400, Hurricane, ok, lui sta virando, direi di tornare anche verso la sinistra. Buono. Vai, weppa adesso, weppa. Critico, critico, ti piacerebbe il critico. E invece no, niente, critico, assist, ce lo siamo meritato. Bene, 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 vai. Weppa, poco poco, weppa, vai, 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 un'altra. Ok. E dai. Vai. Ok, lascia, 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 lascia. Buono, 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 buono. Aspetta, aspetta, arriva. Arriva l'Hurricane. Dobbiamo lasciare. Abbiamo una perdita di olio purtroppo. Bravo, 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 però era letta. L'avevo letta. Il problema è che abbiamo questa perdita di olio che non mi consente più di tanto di giocare, quindi. Da che stai semplicemente aspetta, l'F4 arriva. Le parole, ho sentito il commento in italiano, non l'avevo ancora sentito, incredibile. Buono, 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 buono. Oh mio Dio, vai. Incredibile. Grazie! Ho sentito, ho detto, sto sanguinando, cos'è che ha detto una cosa del genere? Torniamo alla base. Aspetta, il K61, maledetto. Il nostro motore com'è? Dobbiamo tornare alla base adesso. Ragazzi, incredibile, il nostro 202, altro che. No, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Ce l'ha fatta. Alla fine mi ha beccato. Il problema è che non avevo troppa potenza, non potevo scappare. Potevo fare davvero poche cose, però nel complesso la partita mi è piaciuta davvero molto. Sono d'accordo che la mia mira non è buona, su questo non ci piove, però non è possibile che ogni volta su 20 partite puntualmente devo fare colpo, colpo, colpo. Per non parlare poi se intendo abbattere un bombardiere, è inutile che provate a mirare al motore, tanto fate il solletico, non fate nulla, il colpo penetra fino a un certo punto, per utilizzare un termine di World of Warships. Ragazzi, queste erano le 12.7 e le 7.7 Breda. Sicuramente con l'aggiunta del ramo italiano vedremo finalmente, con i nuovi caccia, con le nuove aeree, anche cannoni, si spera, e più performanti. Ragazzi, video terminato, vi ricordo due cose: pagina Facebook per rimanere aggiornati, canale Twitch se volete seguire le mie live, trovate tutto in descrizione. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, ciao!